prima le barche si portavano a terra con i clandestini, ora no, ora devi prendere solo i clandestini e le barche di terra. E noi rompiamo le reti tutti i giorni perché passiamo in una zona dove magari ci siamo sempre passati e ci troviamo la sorpresa, la barca a fondo, e spacchiamo le reti e perdiamo le giornate. Ma per 30 anni ce li siamo noi gestiti, portati a casa, lavati, stirati e mandati in Italia, in Sicilia, per 30 anni. E nessuno sapeva niente. Adesso Lampedusa è diventata chissà che, i clandestini sono diventati che. Oh, ma qua è 50 anni che ci sono. La fiscia è ieri. Prendilo. Libia al piano. Alle safarta. Safarna harbi bil mut. Allahumma al mut farha wa al mut khalasa. Fi asqa fi al kul. Tخدم al khulu alayk. Afas qanun. Tخدم alayk al dul al La storia di Lampedusa è fondamentalmente la sua geografia. Lampedusa è nel centro del Mediterraneo e quindi è il primo punto d'approdo per chi arriva dall'Africa. Quindi è fondamentalmente un punto di salvezza. Io ho avuto la fortuna sfortuna di assistere e partecipare ai soccorsi di quello che fino a poco tempo fa era stato la più grande tragedia del Mediterraneo, che è stato il naufragio del 3 ottobre del 2013. Fortuna perché mi sono trovato in una circostanza nella quale ho potuto aiutare tutti gli altri soccorritori e purtroppo poco invece in Africa, perché sono stato tra i primi soccorritori, però non il primo e non tra i primissimi, perché non ho avuto invece lì la fortuna di soccorrere l'Africa ancora in vita, ma ho recuperato solo corpi senza vita. تونس ماروك سوري لكن هاد الناس كانوا متواجدين في ليبيا جاو لي جواز سفر ما بقاش عندي جواز سفر يحب يروح لبلاد وما يصبرش يبيع. Questo è un luogo che ti offre quotidianamente la possibilità di scegliere da che parte stare. E di fronte agli arrivi, di fronte a questa umanità che l'attraversa, tu hai la possibilità di stare a casa tua e accontentarti di quello che vedi in televisione, oppure uscire e fare quello che è possibile, anche solo guardare se c'è qualcosa che non va, provare a dirlo, a denunciarlo, a scriverlo. Questi erano quasi arrivati a Lampedusa, tra l'altro erano veramente poco più di un miglio forse dall'isola, quindi insomma quando erano convinti di essere arrivati, di aver raggiunto il loro paradiso, invece hanno trovato la morte. Il vero problema che nessuno finora ha sollevato e tentato di affrontare è salvare la vita a queste persone, cioè evitare che per l'affermazione di un proprio diritto sacrosanto, il diritto a migrare, debbano mettere in pericolo la loro vita, fare mettere in pericolo anche la vita dei loro figli e tutto il resto. مين اورو 3000 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 اورو 3
ما في مجارية. في تاكل خمزة واحدة. تاكل خمزة واحدة. عيشة ودانون. دانون صغير. هو ماكل. ومن يتكلم العزة. Presque 7 heures du temps. Si on a quitté, là-bas 5h40 et quelques minutes. Donc on a rentré l'eau centrale. On est rentré à l'eau centrale vers midi et quelques passé. Donc le sauvetage, le gros bateau de sauvetage. Donc ils ont arrivé de commencer de nous sauver pas à pas parce que c'était des Sudak. Ils ont augmenté deux aussi pour le faire à quatre. C'était bateau espagnol et Angleterre. C'est deux bateaux qui nous ont soutenus. On nous a embarqués. Là, il faut qu'on arrive d'abord à Sicile. Là, on ne peut pas connaître ceux qui sont. Avant nous, c'est ceux qui sont à Sicile, donc on ne peut pas connaître tous ceux qui sont là-bas d'abord. Sauf arriver là-bas, là, on peut connaître qu'est-ce qui ne va pas là-bas, qu'est-ce qui va, donc c'est ça.